Salve, siamo in compagnia di Renato Palumbo, presidente della GS Aquilotti, una grande squadra di ciclismo dell'Aquila che ha dato i natali, possiamo dire così, a Alessandra De Torre, che è stata campionessa del mondo nel 96, la prima donna che è riuscita a conquistare per l'Italia un titolo mondiale di ciclismo. Vero Renato Palumbo? Sì, oltre c'è anche altri primati, oltre al campionato del mondo, è stata la prima donna ad aver vinto anche un campionato europeo su strada in Polonia nel 2000. Poi, Ecco, come mai l'hai scoperta questa bravissima atleta? ma io sono stato fortunato perché Alessandra è stata portata su dal padre, perché il padre è stato un vecchio ciclista e praticamente ha avuto così quell'eredità dal padre e ha cominciato a correre, ha visto che andava bene e allora ha insistito e proseguito. E penso che oggi la città dell'Aquila dovrebbe vantarsene perché è l'unica atleta di tutto l'Abruzzo che è riuscita a vincere, oltre ai titoli italiani, un titolo di campione del mondo, un titolo di campione europeo e ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Pechino nel 2008. Ecco, la sua presenza di oggi è perché domani, ricordiamo, arriva a Rocca di Cambio. Rocca di Cambio il Giro d'Italia. Farà tappa a Rocca di Cambio, poi il giorno dopo, domenica se non sbaglio, ripartirà da Sulmona. Un evento perché la nostra provincia, la provincia dell'Aquila, è toccata di nuovo dal Giro d'Italia. L'ultima volta, ricordiamo, è stato nella tappa di Pesco Costanzo, diciamo nella Marsica, se non sbaglio nel No, 2008. 2008, sì, l'altopiano 2008. Quindi delle 5 miglia. È un evento per tutta la provincia dell'Aquila, visto che Sì, percorrerà beh, anche un po dell'Aquilano, del capoluogo. attraverserà il centro, anzi all'Aquila è previsto anche un traguardo volante, quindi l'Aquila è stata sempre in quest'ultimo periodo al centro della situazione, dopo l'ultima tappa che è stata fatta qui proprio per il terremoto, l'Aquila è stata diciamo al centro sempre delle manifestazioni ciclistiche, in quanto ha avuto anche il passaggio del Giro della Tirrenia Adriatico sia quest'anno che lo scorso anno con tappe a Chieti, però ecco, è stata attraversata anche all'Aquila. Sì, ricordiamo proprio, l'ha voluto proprio il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il Giro d'Italia qui è stato voluto proprio dal Presidente della Repubblica nel 2010, che è stata l'ultima apparizione proprio del Giro in città e ha avuto un grande successo, però ecco, non si è fermato adesso al 2010 che ritorna per la quarta volta a Rocca di Cambio, una località amena che sta vicino proprio al capoluogo di regione. Ecco, lei ha molto collaborato con il compianto Vito Taccone per Sì. portare anche prima del 2010 il Giro d'Italia all'Aquila, ricordiamo una tappa vinta sul Gran Sasso d'Italia da Marco Vantani. Ha qualche ricordo del Giro d'Italia all'Aquila? Ma di ricordi ce n'ho tanti, anche perché ho fatto sempre parte del comitato tappa ogni volta che arrivo all'Aquila, quindi del giro diciamo, sono stato sempre dentro. Io ecco, ricordo quello più bello, forse che è stato non l'ultimo, ma la penultima volta che è venuto all'Aquila, quando Danilo Di Luca ha conquistato vittoria e maglia rosa. Quindi quella è stata la più forse emozionante. E per quanto riguarda poi quello del 2010, abbiamo partecipato anche con la squadra, con i ragazzini piccoli che abbiamo fatto uno speciale per la RAI e abbiamo girato il centro storico tra le macerie con i bambini. Ecco, domani, che è la tappa a Rocca di Cambio, ricordiamo il Giro d'Italia, un'altra volta l'Aquila andrà in onda sulla rete Sì. nazionale, sulla Rai Sport, anche grazie a In lei, diretta, sì. perché in diretta, anche perché lei presenterà un libro. Ma Ci può dire? diciamo, questo ecco, è stato già presentato diciamo così, al pubblico aquilano a dicembre. Adesso, di questa occasione del giro, voglio rilanciarlo anche in campo nazionale perché Ricordiamo il titolo del libro.
Il titolo è Il ciclismo all'Aquila, una vita con gli aquilotti, perché si parla del ciclismo, di tutto il ciclismo che ha avuto qui la città dell'Aquila, partendo dal 1900 fino ad oggi, e ha ricordato tutte le varie sedi di tappa, i vincitori, tutto ciò che è accaduto, e poi un'ampia parte è riservata a Alessandra De Torre con gli aquilotti, perché, come ho già detto prima, è stata l'unica atleta abruzzese ad aver conquistato titolo mondiale, titolo europeo, diversi titoli italiani e soprattutto la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino nel 2008. La domanda è quasi scontata. Si spera che domani a tagliare il traguardo a Rocca di Cambio sia un abruzzese, giusto? Sì, io mi auguro tanto, insomma, ecco, che sia un abruzzese, anzi ce ne abbiamo quattro di abruzzesi, adesso non so quale ti fare di più, però c'è il figlio dell'altro corridore, il figlio di Luciano Rabuttini, Matteo, che corre qui al Giro, e poi c'è un altro che all'Aquila ha vinto già due o tre volte con gare che ho organizzato io, e si tratta di Dario Cataldo, bravo ragazzo, e anzi con Cataldo quest'anno si spera un po' di più di qualche tappa, si spera nella classifica generale, in quanto è ottimo cronoman. Sì, possiamo dire, ecco, possiamo augurarci che possa raccogliere l'eredità lasciata da Vito Taccone, di Luca Danilo, che purtroppo questa edizione non c'è. Non c'è perché non è stata invitata l'Acqua e Saponi per una ragione di punteggi, strana ragione, però purtroppo sono cose federali e non ci si può, gli inviti vengono fatti direttamente dall'RCS. Quindi. Sì. Cambiamo un attimo il discorso, ma sempre nel ciclismo, ricordiamo Marco Pantani, che lei ha portato qui all'Aquila dopo che aveva vinto il Giro d'Italia e anche il Tour de France, quindi sì, mi ricordo la notte degli assi. Quella è stata proprio una bella esperienza, perché a culmine di un'altra stagione positiva, perché noi avevamo il velodromo del comunale, l'ha ristrutturato Davide Taccone, e in questo impianto inaugurato nel 2008 per dare ampio risalto a questo velodromo, oltre al Giro d'Italia delle piste, che poi ha avuto sede anche per altri 4 anni qui dall'Aquila, si giocava con le scommesse e quindi andava in diretta la sera per tutta Italia, si vedeva e si potevano giocare sui corridori. È stato questo grosso evento che voluto da Vito Taccone e da Eliseo Iannini, che praticamente si sono accollati gran parte dell'onere delle spese, e io nell'occasione ho organizzato, ecco, il trofeo degli assi, ricordiamo, sì. un ricordo suo di Pantani all'Aquila. Ma Pantani è stato preso proprio al momento dell'apice della carriera, ecco perché è stato scortato, anzi è stato osannato, perché prima è stato portato al comune e quindi con tutti gli onori e ricevimenti delle autorità civili, poi la sera lì al velodromo è stato sempre con la scorta, perché era completamente assalito dalla gente, ecco. Quindi è stato un evento eccezionale, è stata una partecipazione voluta da Vito come più che altro, perché era un grande amico pure di Pantani, Taccone. Taccone è stato il motore di tutto il ciclismo qui abruzzese, e in particolar modo della provincia dell'Aquila. Domani, come abbiamo già detto, lei sarà a Rocca di Cambio perché parteciperà alla trasmissione. Sì. Processo alla tappa. Sì, verrà presentato il libro, sì, al processo alla tappa, e quindi starò lì solo per così una manifestazione. Mentre i suoi ragazzi della sua società? Beh, no, i ragazzi no, perché l'abbiamo fatti partecipare lo scorso, anzi nel 2010, in occasione della tappa proprio dell'Aquila,
che li abbiamo portati, oltre a girare per le strade delle rotte, le case tra le macerie della città, poi siamo stati ospiti del processo alla tappa, e quindi loro, i bambini, hanno fatto un po' di caciara sopra al palco del processo. Bene, ringraziamo Renato Palumbo, il presidente della GS Aquilotti di Ciclismo dell'Aquila, per il suo intervento. Incrociamo le dita, speriamo che domani venga una bella giornata di festa. Speriamo, per tutta l'Aquila. Auguriamoci, grazie. E auguriamoci soprattutto che vengano abruzzesi, perché ci dobbiamo tenere a queste cose. E siccome gli abruzzesi sono gente dura, gente tosta, mi auguro che la salita di Rocca di Cambio possa veder vincitore Dario Cataldo.